Buona domenica, amici rossoneri, amici del canale Bandito Rossonero. Oggi sono un po' più ottimista e vi spiego il perché. Prima vi ricordo il like al video, sempre utile, anzi indispensabile, campanella per le notifiche, ma soprattutto iscrivetevi, iscrivetevi, iscrivetevi e vi ringrazio a prescindere. Allora, perché sono un po' più ottimista? Dopo il video di stamattina in cui ho diciamo evidenziato i problemi visti ieri, però ho detto importante aver preso i 3 punti. Oggi sono un po' più ottimista perché innanzitutto vi invito a riflettere su una cosa. Oggi quelli là hanno giocato contro l'ultima in classifica. 0 punti, 0 gol fatti, penso sia un record per il campionato italiano. Dopo la quinta partita, 0 punti, 0 gol fatti. Hanno vinto faticando, hanno chiuso la partita sotto assedio dell'Empoli e hanno vinto con un tiro della domenica del loro esterno sinistro, quello col microfono. Quello a cui piace parlare al microfono, finite le partite, quello lì. Hanno vinto 1-0, come noi. Adesso vi invito a riflettere e a verificare quali saranno i giudizi sul nostro 1-0 contro il Verona, squadra che ha 7 punti, ha già battuto la Roma, è molto rocciosa, molto fisica, molto quadrata, darà fastidio a molti. 1-0, l'abbiamo detto, sono stato forse tra i primi da San Siro, no? A dire che era una partita, è stata una partita non bella, non spettacolare sicuramente. Il risultato è meritato perché diciamo che gli unici tiri in porta li abbiamo fatti noi, tranne un tiro loro parato da Sportiello. Ma diciamo che per il resto abbiamo contenuto molto bene, non abbiamo rischiato praticamente nulla. Andate a vedere come saranno i giudizi sul loro 1-0 contro l'Empoli, ultimo in classifica, 0 punti, 0 gol fatti. Chi pensa che questo non sia utile? Non sia utile per creare il clima, per creare il clima adatto all'interno della squadra. Per creare quell'humus positivo che poi entra dentro nello spogliatoio, nella squadra, nell'ambiente. Quindi state a vedere come giudicheranno o come hanno già giudicato negativamente il nostro 1-0 e come il loro 1-0 diventerà l'1-0 della fuga. 3 punti. L'1-0 della fuga scudetto. Fate attenzione, questi sono particolari che per molti non dicono nulla. Di solito diciamo che mi si dice la risposta a queste cose così evidenti, direi sotto gli occhi di tutti, è pensiamo a giocare. Io credo che sia un punto di vista sbagliato questo, quello di dire pensiamo solo al campo, pensiamo solo a giocare. Io direi che la storia di questi anni, le parole di Gianni Rivera anni fa, Calciopoli, tutto quello che abbiamo scoperto, che sembra che non sia mai esistito, ma è esistito, le intercettazioni, i sorteggi truccati, e il controllo persino del moviolista del processo del lunedì, secondo voi come si concilia con il fatto di pensiamo solo al campo, giudichiamo solo il campo. Come si concilia? Non si concilia. Non si concilia. Perché quando entri in campo ti porti dietro le polemiche, le tensioni, le scorie delle partite, le critiche te le porti in campo. Ricordate gli attacchi a Leao, Balotelli, Mbappé. Te le porti tutte in campo. Quando invece le cose brutte come il terribile errore di Bastoni mercoledì vengono praticamente passate in cavalleria, ma vengono esaltate solo le cose belle, il portiere,
e la vittoria finale, che è quello che conta, mentre ieri pare invece contasse lo spettacolo. Cioè vincere 1-0 contro l'Empoli, 0 gol fatti e 0 punti, o pareggiare all'ultimo minuto contro la Real Sociedad è più importante, è più da grande squadra, rispetto a pareggiare 0-0 con Newcastle con 25 tiri in porta e occasioni su occasioni su occasioni, e vincere 1-0 contro il Verona, 7 punti, squadra che ha già battuto la Roma e che farà e darà fastidio a molti. Sono due pesi e due misure. E voi dite non conta. E no, conta. Conta. E come se conta? Conta come quel calendario che dall'inizio. Ora molti mi seguono su questa cosa del calendario che per primo ho evidenziato, pensando che il calendario fosse un caso. Il calendario non è affatto casuale. C'è un responsabile e quel responsabile ha un nome e un cognome e una storia lavorativa. Chi mette i dati in quel computer che poi crea il calendario ha un nome, ha un cognome. E ha una storia lavorativa alle spalle. Non è casuale neanche quello. Ma nulla è casuale. Voi pensate che uno si sveglia la mattina e si inventa queste cose? Ma secondo voi? Ma perché Moggi controllava, addirittura aveva la linea diretta al telefono con il moviolista del processo del lunedì? Ma se contava solo il campo, la Juve era forte, fortissima, aveva una squadra fortissima. Perché aveva bisogno di controllare il processo del lunedì, la moviola del processo del lunedì? Perché se contasse solo il campo? Perché aveva voce in capitolo sugli arbitri, sugli sorteggi arbitrali, su chi doveva arbitrare cosa, quando e come? Se contava solo il campo e la Juve era più forte sul campo. Oddio, in quel periodo noi forse eravamo più forti di loro e avremmo vinto forse qualcosina in più e forse sta lì il motivo. Per cui bisognava controllare il moviolista del processo, il designatore degli arbitri, fare i favori alle società succursali. Questa è storia. Non è chiacchiere, è storia vissuta. Quindi, quando oggi, di fronte a questi due risultati, andremo a vedere, e lo vedremo già da stasera, che i giudizi saranno completamente opposti, cioè noi male, brutta prestazione, brutto gioco, problemi, loro benissimo, fuga scudetto, fuga scudetto. È importante invece, è importante sottolinearlo, è importante che si dica che c'è questa sperequazione, è importante che si sottolinei che c'è qualcosa che non va. Nel mondo giornalistico, che alla prima partita sbagliata di Leao lo attacca con furore, mentre Bastoni cosa ha combinato? Avete sentito dire una sola parola su Bastoni? Qualcuno che alzasse il ditino e dire: cosa ha combinato Bastoni? Lo avesse fatto Tomori quello che ha fatto Bastoni? Eh? E secondo voi questo non conta? Non influisce sui giocatori che vanno in campo, sui mister che devono prendere le decisioni delle formazioni, sui tifosi che sono più propensi a sostenere la squadra o a criticare la squadra, ad attaccare l'allenatore e a non attaccare l'allenatore. Secondo voi questo non conta, bisogna pensare solo al campo. E io vi dico che non è così. Io vi dico che se pensate che bisogna pensare solo al campo, siete ingenui. Siete ingenui. Perché loro non pensano così. Loro non pensano solo al campo. Loro pensano a mettere nelle redazioni uomini che fanno queste distinzioni, quelli che vi ho raccontato prima, e quindi raccontano in un certo modo una cosa e in un certo modo l'altra cosa. Loro mettono uomini importanti dove si decide il calendario di una stagione, perché il calendario di una stagione non è casuale. Non è casuale né come viene costruito e non è casuale l'importanza che ha in quella stagione. Perché voi andate a guardare il calendario che hanno avuto fino adesso loro
il calendario che avranno fino alla sosta loro. Andate a vedere il calendario che abbiamo avuto noi fino alla sosta e il calendario che avremo noi fino alla sosta. E da qui nasce il mio ottimismo. L'ottimismo di oggi, dopo averli visti giocare. Io dico, caro vecchio Milan, stiamo lì, stiamo attaccati a questi qua che adesso saranno nella fuga stellare dello scudetto. Stiamo lì. Stiamo lì e vediamo anche loro quando cominceranno a giocare delle partite serie, delle partite importanti, contro squadre che dovranno lottare per ottenere i punti e non con squadre a 0 punti e a 0 gol fatti. Andiamo a vedere come sarà la classifica. Andiamo a vedere se i valori sono così veramente diversi come in quel derby. Andiamo a vedere. Io dico che potremmo avere delle belle sorprese. Infortuni permettendo, potremmo scoprire che poi i valori non sono così diversi e soprattutto magari non sono così come ce lo raccontano i signori dei giornali, i signori che vanno in TV a raccontare il calcio. Quindi oggi sono ottimista, semplicemente perché ieri ho visto noi e oggi ho visto loro. E di quello che scriveranno domani sui giornali, sinceramente, me ne sbatto. Forza Milan sempre. Se siete d'accordo, mi raccomando un like al video, iscrivetevi al canale che è l'unico che vi parla di queste cose e campanella per le notifiche. Forza Milan sempre e comunque. Abbasso quelli là.